Vogliamo rendere l'Onda Festival un punto di riferimento per la musica siciliana per gli anni a venire. Sono molto contento della location e delle scelte artistiche. L'evento all'interno del Teatro Onorevole Nino Croce acquista un fascino unico. Con queste parole, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, chiude la manifestazione che si è svolta nel Teatro Onorevole Nino Croce, dando appuntamento alla prossima edizione. Nella serata conclusiva, presentata da Giusy De Blasi e trasmessa in diretta streaming tramite il portale Valderice Web, il viaggio musicale iniziato venerdì si è concluso con le esibizioni di Ivan Segreto e gli Arenaria. Due mondi diversi: Ivan Segreto con il suo pianoforte, accompagnato da Roberto Pistolesi alla batteria e da Giacomo Tagliavia al contrabbasso, parte dal jazz per andare a toccare il pop e il mondo cantautoriale, incantando il pubblico con le delicate note. Sono onorato di aver suonato in questo bellissimo teatro, afferma Ivan Segreto. La musica alle volte non è una cosa semplice, anzi, non è facile anche per me definire la mia musica. Alla fine mi siedo al pianoforte e suono, e le sue mani vanno veloci sugli 88 tasti bianchi e neri. Ma la magia è continuata con gli Arenaria, con i loro suoni onirici. Probabilmente siamo un po' pazzi, dice Mario Crispi, direttore ed ideatore del progetto, ma nonostante tutti questi anni, ci divertiamo sempre e il divertimento si tramuta in sensazioni che superano lo spazio, raggiungono altre regioni, altri stati. Pienamente soddisfatto il direttore artistico dell'Onda Festival, Rino Marchese. Tutto è andato come previsto, dice, e ringraziamo il numeroso pubblico che per 2 sere ha riempito il Teatro Onorevole Nino Croce di Valderice, dandoci fiducia. Onda Festival, giunto alla terza edizione, è stato organizzato dal Comune di Valderice e dall'associazione musicale Rinoschi Music, con il patrocinio dell'ARS. È andata molto bene, due grandissime serate, artisti importanti che hanno voluto risaltare la nostra sicilianità e la musica Made in Sicily. Sono veramente contento per il pubblico, perché l'ho visto divertirsi e per sicuramente le tante persone che sono arrivate qui al Teatro Nino Croce di Valderice. Il nostro obiettivo è quello di promuovere sicuramente la musica siciliana, ma anche quella di promuovere, come ho detto in questi giorni, le nostre location, il nostro patrimonio artistico e culturale che abbiamo nel nostro territorio. Siamo contentissimi, davvero una grandissima risposta da parte del pubblico è andata benissimo. Le nostre intenzioni, anche quelle dell'amministrazione comunale, è di continuare con Onda Festival e di creare sempre nuovi eventi, magari anche più grandi. Vediamo. Abbiamo avuto ieri sera, abbiamo avuto insomma due artisti che rappresentano proprio la tradizione della musica siciliana, Alfio Antico, una vera e propria leggenda vivente della tamborra e delle percussioni, grande cantautore. E poi a seguire i Lautari, altra formazione siciliana che esiste sulla scena da oltre 30 anni ed esporta la tradizione della Sicilia in tutto il mondo. Questa sera invece si sono esibiti Ivan Segreto con il suo, diciamo, pop, jazz e altre contaminazioni, e la manifestazione si è conclusa col concerto degli Arenaria, una interessantissima formazione che propone world music.